Allora, benvenuti sul canale YouTube di Italia Azzurro 4, Victor Cadaxier, vinco quasi sempre, è quasi che mi frega. Siamo ancora sulla Moxon, non per mia intenzione e volontà, semplicemente perché chi ha scaricato i file per la stampa, poi mi scrive e dice sì, ok, bene, ho scaricato tutto e adesso? E allora, invece di perdere tempo nel dare spiegazione a ciascuno, io faccio un bel video ed è risolta così. Tanto è rapidissimo l'assemblaggio della Moxon. Allora, questa è una già stampata, la caviamo via. Qui ci siamo, la caviamo via. Allora, questo solito elemento centrale, lo mettiamo da parte, già assemblato. Io penso che su questo non ci siano dei dubbi. Questi sono i terminali delle quattro canne a cui va fissato l'antenna vera e propria e passiamo all'assemblaggio dell'antenna. Dunque, allora, materiale occorrente, un saldatore. Intanto lo accendiamo, che lo scaldiamo. Stagno, pinza spelafili per chi non sa usare il coltello, o se no un coltellino, mi raccomando, affilato. Cavo elettrico, io utilizzo cavo 0,75, questo, che quindi ha un diametro di circa 0,9 mm. Un pezzettino di cavo coassiale, fascette e un metro a stecca. E direi che ho detto tutto. Ah, una tronchesina, che quella non fa mai male. Dovrei averne una qua. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho certamente. Eccola qui. Allora, partiamo subito con le misure. Dunque, spero si legga qualcosa. Vediamo un po'. Qui, secondo me, qualcosa si legge. Allora, antenna realizzata per la frequenza di 28,360 MHz, quindi banda dei 10 metri. Se non sbaglio, se non ricordo male, ho fatto così perché dovrebbe essere la frequenza QRP. Dimensioni in metri, sempre con radio utilitario, impostato la frequenza, cioè 28,360, il diametro del cavo elettrico del conduttore 0,9. Abbiamo il dimensionamento dell'antenna. Io ho riportato anche questa distanza, cioè la distanza intercorrente fra uno degli elementi e il centro dell'antenna, 0,70, perché è la lunghezza più o meno che mi servirà di cavo coassiale per fare il punto di alimentazione dell'antenna. E niente, iniziamo. Allora, teniamo sott'occhio le misure e partiamo con questo elemento. Puliamolo un attimino. Vorrei avere, eccolo qua, questo va benissimo. I pelucchi di stampa. Ok. Molto bene. Allora, cavo coassiale, ho detto 70 cm, metro, 70 cm. Allora, un po' per spelarlo. Vieni qua, bastardo, qui, 72, perfetto. Allora, questo è un RG8 moderatamente flessibile. Sì, lo so, se c'è un elettricista che mi vede, griderà lo scandalo, ma
Siamo? Perfetto. Molto bene. Praticamente le uniche due saldature che dobbiamo fare è il collegamento del coassiale al BNC e agli elementi radianti. Molto bene. Allora, ok, mettiamo un pochettino di stagno. Vabbè, eccolo qui. Poi lo tagliamo. Dovrebbe essere caldo. Eh sì, direi proprio di sì. Saldatore sempre pulito. Ok, e un pochettino tagliamo. Tanto ne basta un centimetro e ne abbiamo d'avanzo. Perfetto. Allora, quindi questo praticamente pieghiamo, è posto qui al centro, spero si veda, di questo elemento plastico. Ok, adesso prendiamo il filo. Dunque, per quanto riguarda l'elemento radiante abbiamo 1 metro e 927 mm. Il fatto che abbia indicato i millimetri non è masochismo dimensionale, ma semplicemente dovuto al fatto che se partiamo già con le misure moderatamente precise, magari finiamo il lavoro. Proviamo l'antenna, entriamo nella fase, nello stato I'm the king, dove l'antenna è perfettamente centrata sulla frequenza di progetto. Allora, un pochettino di stagno. Allora, da questo punto devo misurare 1,927 m. Io qui sul tavolo mi sono già fatto dei riferimenti, però non mi ricordo mai dov'è il metro. Allora, facciamo il metro, che è meglio. Vi ho detto 927, quindi 92 e 7 mm. Oh, signori, siamo in HF, eh? Il millimetro non fa difetto. Allora, circa 1 mm indietro al punto di misura, metto una fascetta. Siamo in HF, anche se siamo in banda 10 metri, il millimetro non fa paura. Lavorassimo sui gigahertz sarebbe un po' diverso. Bene, fatto questo, metto questo elemento qua.
da cui poi continua per 0, non ci vedo, 0,588 mm. Allora, 588 qualche millimetro in più, esattamente 5, perché devo fare la chiusura con una piccola piega. Ok, metto questo elemento fino ad arrivare alla fascetta e metto un'altra fascetta. Dove ho messo le fascette? Eccola qui. Ce la facciamo? Bravo. Perfetto. Qui invece è l'isolatore che funge da separazione tra elemento radiante e riflettore. Una fascetta. È per quello che ho lasciato qualche millimetro in più, in realtà è un centimetro in più, eh. Adesso, questo, quello fatto per un polo, bisogna ripeterlo per l'altro. Quindi, stessa procedura, andiamo il filo, ne tagliamo un pezzettino, ok. Saldatore. Molto bene. Starto. Ovviamente il filo mi è caduto. Dove sei? Eccolo qua. Gli occhiali. Stessa procedura di prima, prendiamo le distanze, un'occhiata veloce che sia tutto simmetrico. Allora, punto centrale, primo vertice. Secondo vertice. Secondo vertice, punto degli alimentatori. Bene, adesso questo deve essere inserito qua dentro. Ci siamo. Sì.
Qui c'è da tagliare pena di isolamento, questo qui che non vorrei mai che mi preparo un morsetto. Senza restarci attaccato, possibilmente molto probabilmente ci resterò attaccato. Ok, questo è fatto e gli lasciamo far presa. Mentre siamo qui, il BNC, ah, ce l'ho qua. Allora, una cosa, tutti i fori, seppur, vedi anche questo, seppur essendo realizzati in disegno con un dimensionamento adatto per l'inserimento delle viti o in questo caso del BNC, la plastica in fase di stampa subisce un'alterazione dimensionale e è necessario ripassare leggermente i fori, ma proprio niente di che. Bene, infiliamo. Allora, lo stagno dove ce l'ho? Ah, eccolo qua. Guardate, ma è troppo lungo. Grazie.
se riesco a mettercelo dentro. Ah, c'ho il tappetino da youtuber, però da youtuber povero, perché è piccolo. Cesoie. Adesso prendiamo due misure, così, una fascetta, che sennò strappa il cavo. E qui abbiamo fatto. Ok. E blocchiamo tutto. Qui dovrebbe aver fatto presa. Sì. Perfetto. E adesso facciamo il riflettore. Andiamo un po' di riassumere la situazione. Allora, punto di alimentazione. Questo che sto avvolgendo è l'elemento radiante, l'elemento attivo dell'antenna. Primo vertice, fino ad arrivare all'isolatore. Ok? Ci mettiamo questo. Tanto per tenerla un po' ordinata, che sennò uno si perde. Bene. L'altro. Vediamo se riesco ad annodarmi. L'altro braccio del, sì, possiamo chiamarlo di polo, spigolo, isolatore, ci mettiamo un altro pezzettino di filo per non avere troppa confusione. Se per favore. Ok. Bene, questo è l'elemento attivo. E quello che mi resta è il riflettore. I due terminali, i due vertici. Raccogliamo il filo. Ok. Ecco qua. E anche qui ci mettiamo questo. Perfetto. E qui abbiamo il punto di alimentazione con la colla che sta facendo presa. Teniamo il saldatore, che la luce costa cara, belin, le palanche. Fatto. Non so quanto tempo ci ho messo, ma penso un quarto d'ora. E praticamente l'antenna è finita. Questo è il centrale.
Le canne e i tubi di plastica sono di una banalità assurda. 73, 51. Ah no, un'ultima cosa. Sì. Allora, è perché la cosa è successa anche per i dipoli, che qualcuno mi ha chiesto il dipolo. Sì, può essere che un'antenna non funzioni, può succedere. Però, quando il lavoro è fatto bene, con attenzione, e l'antenna non funziona, nel 99,9% dei casi la colpa è del coassiale di alimentazione o del connettore. 73 e 51, 44, QSL 9 a Burò, diretta, basta. Vi saluto, buon lavoro.